Avvio dei lavori nella prima decade di novembre, fine del 50% delle operazioni entro il dicembre del 2024, nel marzo 2026 la fine del cantiere. È questo il cronoprogramma dei lavori ai due edifici di via 16 settembre, ufficializzata ieri mattina con la consegna delle aree all'impresa, avvenuta alla presenza dell'assessore all'urbanistica Dimitri Vitali, in rappresentanza del comune di Civitavecchia e del direttore generale di ATER Emiliano Clementi. Un intervento necessario e anche molto atteso dagli inquilini dello Stabile, che risente da tempo di gravi problemi strutturali, come testimoniano gli ormai stabili ponteggi, reti e transenne. Molte famiglie che abitavano il palazzo sono state sgomberate 3 anni fa, proprio per dare modo ad ATER di intervenire per sanare le criticità. Oggi sono rappresentati tutti i soggetti di questo cantiere, spiega Clementi, un progetto nato da una necessità strutturale attraverso il quale però possiamo dare un nuovo futuro a questo quadrante della città. Grazie al lavoro degli uffici abbiamo intercettato importanti finanziamenti PNRR con una progettualità premiata dal secondo posto nel bando regionale del Lazio. Ringrazio anche il Comune per l'impulso dato con una convenzione firmata il 16 agosto. Riqualificazione e rinascita di questo quadrante con trasparenza ed efficienza sono le parole usate da Clementi per spiegare gli obiettivi dell'ATER attraverso un modello che la ditta vincitrice dell'appalto punta a replicare anche in altri interventi. Oggi parte il countdown verso la restituzione di questi alloggi alle famiglie che tanto hanno atteso, afferma fiducioso l'assessore all'urbanistica Dimitri Vitali, attraverso la demolizione e ricostruzione dell'esistente. Una operazione di vera rigenerazione urbana, risultato di un lavoro di programmazione fatto in silenzio e senza proclami. L'assessore annuncia anche quali saranno i prossimi obiettivi: la sistemazione di via Isonzo, dove a giugno 2019 crollò un muro di contenimento, cui seguirà l'operazione del Pinqua, percorso di pianificazione urbanistica con progetto PNRR per il villaggio delle Solidarietà in località San Liborio.